C'è un passaggio in più su cui Di Maio e Salvini sono ingiustificabili. Loro hanno cercato di strumentalizzare la vicenda di Bibbiano, cioè la vicenda dei bambini, terribile. Ma scusi, chi è a casa e adesso ci guarda, si rende conto che se c'è stato davvero un abuso su un bambino, questa è una cosa che da padri, da madri, ci fa uscire di testa. Cioè io, se c'è una cosa per la quale perdo la testa, è che possano fare del male ai miei figli. È la cosa peggiore in assoluto, siamo d'accordo su questo. Perché dover strumentalizzare attaccando un partito politico? Ora, siccome io non sono più del PD, posso parlare libero in difesa del PD. Ma com'è possibile dire che quegli abusi sono frutti del PD? Non sono colpa di un partito. Un paese serio è un paese nel quale tutti insieme, di fronte agli abusi ai bambini, ci si mette insieme e si lavora insieme. Non si cerca di dividersi su queste cose. Ecco perché credo che Di Maio, per quella dichiarazione, farebbe molto bene a chiedere scusa. Lei E sa non che perché ora fa poi ministro col PD, ma c'è un perché quella libro frase che era una frase c'è un sbagliata. libro